Buongiorno, oggi si sfidano vento e pioggia. Una bella vista della tangenziale di Milano. Allora, no, oggi a Mediaset ho fatto un servizio sulle occasioni mancate dalla Juventus. Adesso lasciamo stare, o meglio, lasciamo stare, no, contano quei 3 punti, i 5 punti fatti in partite contro l'Empoli, l'Udinese, il Verona e il Frosinone, e quelle sono così mancate dal mercato. Ma più in generale, mi è saltato fuori, secondo una statistica, che la Juventus è la squadra che sbaglia di più le occasioni in generale. Oltre alle 6 sbagliate contro il Napoli, 6 palle gol praticamente nitide, è tutto un percorso della Juve costellato di errori madornali, di errori sotto porta. È la terza squadra che ha tirato di più verso la porta della nostra Serie A. C'è primo il Napoli con 454 tiri, poi c'è l'Inter con 408 e la Juve è a terza con 384. Il problema è prendere la porta. Nel prendere la porta, della Juve ha fatto peggio solamente il Torino in Serie A. E poi c'è un'altra statistica importante, che è quella degli expected goal, cioè praticamente in base a degli algoritmi vengono calcolate le situazioni favorevoli che si creano durante una partita. Considerando le prime 6 squadre della nostra Serie A, la Juve è quella che ha sfruttato meno le aspettative di azioni create. Cioè, quando tutto ti fa pensare che una squadra possa avere le condizioni favorevolissime per segnare, bene, la Juve è quella che ha sbagliato di più. Praticamente è l'ultima delle prime 6 classificate, perché è l'unica di queste 6 che è andata sotto il livello delle aspettative, nonostante l'azione favorevole, mentre tutte le altre 5, quindi tra cui Napoli, Juve, Inter, Milan, eccetera, 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 le altre sono andate sopra addirittura le aspettative. Questo da un lato è grave, no? Perché significa che c'è qualcosa da cambiare, c'è qualcosa da aggiustare. Da un altro lato va un po' a smentire la cosiddetta diceria secondo cui la Juve non crea occasioni da gol, ma ne crea tantissime. Il problema è poi sfruttarle in maniera adeguata. A volte c'è l'imprecisione. Guardate, gli errori di Vlahovic, i 3 errori madornali di Vlahovic, riassumono un po' tutto, no? C'è l'imprecisione, vedasi per esempio il colpo di testa nel quale ha tutto il tempo di calcolare e la butta fuori. C'è l'eccesso di imprecisione, che quello ti fa prendere il palo, perché il palo è un errore, è sempre un errore, di meno centimetri rispetto agli altri errori, ma è sempre un errore. E poi c'è la fretta, la frenesia, quando ha quel pallone che gli viene sostanzialmente regalato dalla difesa del Napoli poco dopo il gol di Svaraschiglia, lì è la frenesia, perché lui può fare ancora un metro e piazzarla sul palo più lontano, invece cerca di tirare subito, anzi tira subito sul palo più vicino, e lì è frenesia, è mancanza di freddezza. Poteva sfruttarla tranquillamente meglio e la buttava dentro. Tra l'altro, voi pensate un'altra statistica, Vlahovic ha tirato in porta 86, verso la porta, cioè non dentro al perimetro necessariamente, ma verso la porta, 87 volte quest'anno. Svaraschiglia 91, sono quelli tra quelli che hanno tirato di più. Quindi sono numeri che da un lato sono una denuncia di qualcosa che non va, da un altro sono confortanti nel momento in cui dovesse continuare questo trend e dovesse girarsi la percentuale dei tiri effettuati. Questo senza togliere, aggiungere nulla al gioco, non gioco, a tutto quelle altre tipo di considerazioni. Diciamo che la Juve ha avuto un sacco di occasioni buttate via quest'anno per colpa propria, per colpa propria, assolutamente per colpa propria. Ma io ho fatto vedere anche un po' di gol che veramente poi mi sono venuti in mente, un po' di gol mancati, anche magari influenti sul risultato. Per esempio il Diz, vi ricordate quel pallonetto che fa contro il Verona, poi dopo pochi minuti segna Cambiaso all'ultimo secondo. Gatti che sbaglia nell'area di porta contro il Monza, sarebbe stato il gol della sicurezza dopo l'1-0. Parate clamorose contro tiri della Juve, non ne ho viste. Ho visto gravi errori sotto Ken a Milano col Milan.
ancora nel primo tempo, ma ce ne sono tantissimi di gol sbagliati proprio contro l'Inter. Lo stesso Vlahovic, che arriva un decimo di secondo in ritardo su un cross alla sinistra proprio davanti alla porta, il tiro di Gatti che con l'Inter finisce fuori tanto così. Poi ovvio che altre squadre hanno sbagliato contro la Juve, ci mancherebbe altro, ma questo per dire che la Juve ha buttato via un sacco di situazioni. Ok, il campionato ovviamente è andato, adesso la Juve deve guardarsi alle spalle, però io non credo che potrà sempre andare come a Napoli. Napoli è stato un po' un concentrato, ripeto, l'importante è che se questo trend va avanti di occasioni create ci sia un adeguato numero di occasioni poi sfruttate. Andiamo un attimo sul mercato, perché l'ultima voce, che poi è di rientro perché già se ne era sentito parlare, è quella relativa a Calafiori del Bologna. Valutazione 25-30 milioni, se ne parlava già un po' di tempo fa. Ora ci sono stati dei contatti tra la Juventus e il Bologna per il giocatore, che naturalmente è sotto contratto, quindi si tratta anche di capire. E Neuve che vuole cambiare anche in difesa, perché attenzione a Bremer ragazzi, se arriva l'offerta giusta di Bremer si parlerà. Offerta giusta, si parla di 60 milioni circa. Sapete bene, e ve lo sto dicendo da qualche giorno, che è più che mai necessario che la Juve faccia cassa, e la deve fare attraverso la qualificazione alla prossima Champions, che adesso costringerà la Juve ad un minimo campionato, un mini campionato di 11 partite, direi molto emozionante, e la deve fare anche attraverso eventuali cessioni. Quindi giallo non basta per quanto riguarda la difesa, la Juve deve tutelarsi, perché poi andrà via Alessandro, e so già che molti di voi tireranno i sospiri di sollievo, forse un po' meno sospiri di sollievo e ci aggiungeranno qualcosa qualora dovesse essere vera la voce che Alessandro potrebbe raggiungere Cuadrado all'Inter. Giocatore a costo zero, come ben sapete la politica dell'Inter è fatta soprattutto di giocatori a costo zero. Non mi stupirei se Alessandro facesse la stessa fine di Cuadrado, nel senso di andare a destinazione in una squadra come l'Inter, quindi attenzione anche a questa cosa qua, però eventualmente se ne parlerà poi. Quindi una Juve che sta cercando di rinforzarsi e, come potete notare, anche ringiovanirsi ulteriormente, perché Calafiori è un ragazzo, non è sicuramente vecchio, e quindi è la conferma di quella politica di rafforzamento economico e al tempo stesso tecnico, ma in prospettiva. Non sto dicendo che la Juve non riuscirà a combinare niente nei prossimi anni, farà di tutto per combinare qualcosa, ma inizialmente dovrà qualificarsi alla Champions, mettetelo bene in testa. Dopodiché, se supererà la semifinale di Coppa Italia, chiaramente cercherà di vincere la Coppa Italia, e lo farà magari anche nelle stagioni successive, e tutto quello che arriverà di più sarà molto ben accetto, ma il minimo, la base, è qualificarsi alla Champions. Ciao ragazzi, ci vediamo questa sera.